Stai diventando grande, sai? Io sono un bimbo di 4 anni o poco più. Esploro il mondo io, Kai. Ho sempre un gran da far. Guardo per imparare ciò che sta intorno a me, Kai. Guardo colori, insetti volar. Scoprirò il mondo con mamma e papà. Pian piano crescerò, fretta io non ne ho. Gioco imparando io, Kai. Sono io, il pirata Caillou. Io sono un pirata. Che cosa stai facendo, pirata Caillou? Cerco il tesoro. Caillou non immagina che oggi troverà davvero un tesoro. Non vedo l'ora che Caillou sia un po' più grande per insegnargli a giocare a football. Proprio come ho fatto io. Già, è vero. Forza, andiamo, pirata Caillou, torniamo a casa. Io non voglio tornare a casa adesso, perché ancora non ho trovato il tesoro. Di qualunque tesoro si tratti, vedrai che da qui non scappa. Mamma, siamo a casa. Mamma, cosa stai facendo? Metto un po' in ordine. Ti posso aiutare? Certo, tieni, mettilo nella scatola. Bene. Oh. Spiacente, la mamma non può venire al telefono, ora è molto occupata. Avevo detto a tuo padre di liberarsi di quel trabiccolo. Ha proprio le mani incollate. E che cosa vuol dire, mamma? È un modo per descrivere qualcuno che non getta via mai nulla. Io ho le mani incollate, mamma. Beh, anche tu hai tanti giocattoli nella tua stanza con i quali non giochi più. Ma io ci gioco con tutti i miei giocattoli. Va bene, basta discutere. Devo finire di sistemare i libri. Appena Caillou vede il vecchio baule, si chiede subito cosa ci sia dentro. Non lo sa, ma sta per scoprire il tesoro che ha tanto cercato. Guarda! Un vero forziere pieno di ricordi del suo papà. Che cos'è che ti fa ridere? Sorridi! Non vedi che ti sto facendo una foto? Click! Guarda che bella! Oh! Un'armonica, dove l'hai trovata? Nel baule, ci sono tante altre cose. Ah, fammi un po' vedere. Questa la portavo quando andai con tuo padre a una festa molto speciale. Non sapevo l'avesse conservata. Che cosa state facendo, voi due? Ecco, guarda, papà! La mia vecchia armonica. È vero, hai proprio le mani incollate. La mamma ha detto che anch'io ho le mani così. Trovato qualcos'altro? Questo che cos'è? Non ci credo. Questo è il mio vecchio pallone da football. Basterà gonfiarlo e tornerà come nuovo. Vuoi che ti insegni come si gioca? Sì! Sono io che gli ho insegnato tutto sul football. Pronto, Caillou? Ecco la palla! Tutti in campeggio. È un bellissimo fine settimana e Caillou è euforico. Sta andando in campeggio. Mamma, mi scappa, devo andare! Subito! Non ce la fai ad aspettare. Che cosa c'è, Rosie? Mamma è andata via! È vero! È anche Caillou! Ecco la mamma! Sì!
Dov'è Caillou? Ha avuto una piccola emergenza. Caillou! Ecco, ho finito! A posto, possiamo ripartire. Sì, c'è un lungo viaggio che ci aspetta. Anzi, a pensarci bene... Che cosa c'è, tesoro? Io torno subito. Quello che cos'è? Il segnale di passaggio delle alci. Ce ne sono molte nella foresta e il cartello avverte di fare attenzione. Un'alce? Che bello! Non le ho mai viste! Vorrei tanto vederne una! Rassi vuole vedere! Beh, io non ci conterei troppo se fossi in voi. Perché? Perché le alci sono molto timide. A Caillou sembra strano che un animale così grosso possa essere timido. Salve amici, benvenuti a Campo Cespuglio. Io mi chiamo Pierre e tu chi sei, ragazzo? Io sono Caillou. Ah, qui ti potrai divertire e vivere tantissime avventure, Caillou. In questo posto si può giocare, nuotare nel lago oppure scalare la montagna. Da dove vuoi cominciare? Mi piacerebbe tanto vedere un'alce. Temo che questo sia molto molto difficile. Le alci, sai, non si avvicinano alle persone. Io da quando sono qui non sono mai riuscito a vederne una. Che dici? Vogliamo dare una mano ai tuoi genitori? Uh-huh. Ottimo lavoro! Caillou, non vieni in acqua? Aspettami, mamma! Oh no! Cosa ti prende, tesoro? Sbrigati, l'acqua è bellissima! Ho paura, c'è qualcosa che si muove in quest'acqua! Sono soltanto pesciolini, Caillou, e hanno molta più paura loro di te che tu di loro. Ma Caillou non ha molta voglia di entrare in acqua. È molto profonda, mamma! Ma non è vero, guarda! E allora è molto fredda! Ma no, dai, vieni a giocare con la mamma! Appena entra in acqua, la paura sparisce immediatamente! E presto arriva l'ora di pranzo! Senti che profumino! Potrei mangiare un cavallo! Io invece un'alce! Alce! Alce! Oh, guardate chi c'è! Oh no, una tamia! Vai via di qui, tu! Noi non dovremmo nutrire gli animali selvatici. E perché? Perché devono trovare il loro cibo nella foresta. Che progetti avete per oggi voi due? Faremo un'arrampicata in montagna. Sì, che bello! Così, Caillou, un altro sforzo. Stai andando benissimo. Va tutto bene? Caillou si è davvero spaventato, ma vuole farsi vedere coraggioso dal suo papà. Siamo quasi in cima, hai visto? Ce l'abbiamo fatta! Sono molto fiero di te, Caillou. Deve essere stato faticoso scalare la montagna. Su, ragazzi, è ora di dormire. Nella tenda è già tutto pronto. No, per favore, io voglio dormire qui nell'amaca. Sì, è molto divertente dormire all'aperto. D'accordo, fate come volete allora. A Caillou piace dormire sull'amaca tra le braccia di papà. Notte, notte, sogni a frotte. Date alle pulci un sacco di botte. Ha, 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 ha.
Caillou è molto colpito dall'alce. Non aveva mai visto prima un animale così grosso. Mamma, mamma, vieni a vedere! Papà, papà, guarda chi c'è! Oh, ma è incredibile! Muoviamoci silenziosi come i topolini, mi raccomando. Le alci sono molto timide. Quella è una vera alce! Alce! Oh. Alce! Ciao, alce! Per Caillou, la cosa buffa è che un animale grosso come l'alce abbia paura di una bambina piccola come Rosie. Tanti sapori diversi. Caillou sta giocando nel cortile insieme a Sara. Sara, la cena è pronta! 28, 29, 30. Sì, ce l'ho fatta! Adesso voglio provare anche io! Sei troppo piccolo per la corda! Insegnami come si fa, Sara! Su, è ora di cena! Vieni ad apparecchiare, per favore! Dai, te lo insegnerò un'altra volta! Ciao, Caillou! Perché non resti a cena con noi, Caillou? Chiamo la tua mamma e glielo chiedo! Sì, sì, certo, senz'altro! Tua madre ha detto che puoi restare, Caillou. Vuoi aiutare Sara ad apparecchiare? Devi metterli di fronte a ogni piatto. Che strane forchette. Non sono forchette. Sono bastoncini. Si usano così. Questi cosa sono? Sono spaghetti cinesi con vegetali. Io vado matto per gli spaghetti, però i vegetali non mi piacciono per niente. E questo... Quello è un involtino. Prova a mangiarlo, è molto buono, te l'assicuro. Bel colpo, Caillou. All'inizio non è facile mangiare con i bastoncini. Caillou impara che c'è bisogno di un po' di pratica per mangiare con i bastoncini. Holly, il gatto di Sara, è molto felice che Caillou si sia fermato a cena. Noi gli involtini li mangiamo con le mani. Se preferisci puoi usare la forchetta, Caillou. Va bene. Che c'è, Sara? Non ti va più? Avanti, Sara. Guarda Caillou, sta finendo tutto. Ma che cosa fai? Quelli sono vegetali, Caillou. Avevi detto che non ti piacevano. Sapete, questi vegetali cinesi mi piacciono molto. Oh, quello è un drago. Sì, è la maschera di un drago cinese. Vuoi provare a metterla? Che paura! Sei un drago davvero spaventoso, Caillou. Verde è il mio colore preferito. Verde è anche il mio colore preferito, lo sai? Ma che cosa vuoi fare? Voglio provare ad usare i bastoncini. E questo non puoi mangiarlo con i bastoncini. Non è abbastanza solido. Ci è riuscito! Ops! Mi fai vedere come si fa, Caillou? Anche Caillou ha insegnato qualcosa a Sara. Un cane molto speciale. Caillou e la sua mamma stanno andando a giocare a palla nel parco. Cos'è questo suono? L'hai già sentito, tesoro? Prova a pensarci. Ah, sì,
adesso mi ricordo, è il suono che dice che puoi attraversare senza pericolo. Scusatemi. Sto cercando l'area per i cani. Io so dove si trova. Davvero? E dove si trova? Nel parco laggiù in fondo, non si può sbagliare, signore. Beh, grazie. Tutte le volte che Caillou va al parco, si diverte a guardare la mappa e a scegliere un percorso. Ho deciso! Oggi voglio andare da quella parte! D'accordo. Tranquillo, non aver paura, non mordono. Sei tu la padrona di questi due cani? No, io li porto a passeggio, è il mio lavoro. Caillou pensa che portare a spasso i cani sia un lavoro fantastico. Porto questi cuccioloni all'area cani. Si trova laggiù, guarda. Io invece vado dall'altra parte. Allora, più tardi, forse. Fermo! Buono! Su, fermo! Buono! Basta! Accidenti! Buono! Fermo! Su, state buoni! Fermo! Scusate, avete bisogno di una mano? No, grazie, è meglio di no! Erano buffi, non è vero, Caillou? Attenzione! Fantastico! Forte, eh? Lui si chiama Dylan e sa darti la zampa. Ci vuoi provare? Ciao, Dylan. Io mi chiamo Caillou. Prova a lanciargli la palla. È molto bravo a riportarla. Prendila! Bravo, Dylan! Ecco qui. Che fenomeno, vero? Ci vediamo, Caillou! Vieni qui, sarà meglio dare una pulita alla tua palla. Va bene. Durante la passeggiata, la mamma di Caillou incontra Barbara, una vecchia amica. E tu devi essere Caillou. Il tuo cane è molto bello, sai? Il suo nome è Maxwell. Ciao, Maxwell! Posso accarezzarlo? Sì che puoi. Oh, e posso giocare con lui a palla? Mi dispiace molto, Caillou, però non posso lasciarti giocare con lui. Oh. Maxwell è un cane molto speciale. Lui è un cane che lavora. Sul serio? Certo, lavora per me. E quale lavoro fa? Beh, ecco, Caillou, io sono cieca e Maxwell è il mio cane guida. Cieca? Sì, la mia amica Barbara non può vedere. Oh. Sai, il lavoro di Maxwell è vedere al posto mio. Per Caillou è una vera sorpresa sapere che i cani lavorano come le persone adulte. Ti piacerebbe vedere come lavora? Tesoro, non dimenticarlo. Barbara non ti può vedere se fai sì con la testa. Quindi se ti fa piacere vedere Maxwell all'opera, me lo devi dire con la voce. Va bene, mi fai vedere come lavora Maxwell, per favore? Questo è il guinzaglio speciale di Maxwell. Io lo tengo e lui mi guida dappertutto. Per Caillou è fantastico vedere Maxwell indicare a Barbara la direzione giusta. Oh? Caillou, che cosa sta facendo Maxwell? Si è seduto. Vuol dire che al momento questo non è affatto un posto sicuro dove camminare. Wow!
Fermi, ma non si stancherà mai! Dietro, torna fermi, qui dove vuoi andare, fermo! Muoviamoci! Caillou ha scoperto che Maxwell è un cane intelligente, molto intelligente. Caillou sa che quando sente quel suono può attraversare con sicurezza. Ora possiamo andare! Però Maxwell sa che in realtà il passaggio non è completamente sicuro. Oh! Bravissimo, Maxwell! Bravissimo, Maxwell! Adesso la strada è sicura!